Tsunami su Grillo, pallone sgonfiato alle amministrative, clamoroso tonfo del Movimento 5 Stelle che in appena 3 mesi ha dimezzato i consensi e resta fuori da tutti i ballottaggi. PDL e Lega non confermano i sondaggi, mentre la tenuta del PD allunga la vita al governo Letta. Contro Grillo, comunque sul flop di Grillo, anche l'altro quotidiano del centrodestra, il giornale Grillo arrenditi, dalle stelle alle stalle, alle comunali flop dell'antipolitica, blog in rivolta contro il comico, affluenza disastrosa, calo di PD e PDL, ballottaggio in 12 città, a Roma Marino in vantaggio. Sempre sul cattivo risultato del Movimento 5 Stelle, anche il manifesto con un significativo Vaffadei. Il Movimento 5 Stelle in tutta Italia, Presidente, non li ho seguito, se sono stato impegnato tutto il pomeriggio, quindi non so neanche quali sono i risultati, i commenti, i dati che non conosco. E non c'è solo il caso di Roma, dove i voti sono più che dimezzati rispetto alle politiche, va peggio ad esempio a Siena, dove pure ci sarebbe potuto essere il potenziale effetto positivo per i 5 Stelle dello scandalo di Monte dei Paschi. Oppure... E dove Grillo ha molto insistito. Ha insistito molto, ha fatto i fotocomizi, è intervenuto, e beh, lì perde, passa dal 20 all'8% 5 Stelle. Oppure anche le regionali in Val d'Aosta sono andate male pure quelle. Quindi insomma, sui social network e sul blog di Grillo dal pomeriggio sono cominciate a piovere le critiche, che anche pesanti, accese dei militanti. C'è sempre sì lo zoccolo duro di chi continua a sostenere Grillo e dice non arrendetevi, dobbiamo andare avanti, ma tanti contestano la mancata assunzione di responsabilità dopo l'esploit delle politiche, l'aver discusso di questioni marginali come scontrini e diarie senza cogliere l'occasione per il cambiamento. Il movimento è imbalsamato, avete buttato 9 milioni di voti, scrive ad esempio Augusto, che rivolto a Grillo dice: parla di cose reali, non fare la vittima, tu e i dementi in Parlamento avete sbagliato tutto, inutile dare la colpa agli altri. Mentre Lino scrive: complimenti a Casaleggio che ha impostato una strategia comunicativa disastrosa. Oppure ancora c'è chi dice: la gente vuole risultati, non insulti, o qualcun altro in romanesco: apritela sta scatola de tonno. Insomma, il popolo dei 5 Stelle si divide, da un lato si attacca ancora la cosiddetta disinformazione di giornali e TV, accusati di non aver dato spazio adeguato ai candidati, e dall'altro invece si dice che i nomi scelti spesso non erano all'altezza. E per il futuro tanti chiedono, oltre a più democrazia interna, più presenza in più televisione addirittura. Grillo gira deve andare in fine, TV. Sì. Alla fine si finisce sempre lì. Più e addirittura c'è anche chi, come per esempio abbiamo scelto i due, Fabio e Faustino, facciamo i nomi ma solo i nomi, con un contrapasso forse inevitabile vista la rabbia di queste ore, adesso dicono a Grillo: Beppe, il vaffa te lo devi prendere tu.